Pillole di Medline. Il colosso mondiale dei medical devices prossimamente a Piacenza si presenta alla città. Medline.eu. Iniziamo quest'oggi un appuntamento con Pillole di Medline e lo facciamo con il direttore Giordano Maturilli. Buongiorno, dottor Maturilli. Buongiorno a lei, buongiorno. Cominciamo subito con lo scoprire chi è Medline International Italy e quali sono i valori della vostra mission. Allora, Medline è una realtà che è in Italia da 11 anni, la metà del 2010, inizio 2011 più o meno. Siamo un'azienda americana con sede a Chicago e abbiamo cominciato il nostro percorso europeo appunto 12 anni fa, aprendo vari uffici, tra cui quello di Firenze, che rappresenta quindi Medline International Italy. Siamo un'azienda che vende dispositivi medici principalmente in tutto il mondo e nella nostra mission, che è una mission applicabile in qualunque parte del mondo in quanto centrale, dalla sede c'è quella di ovviamente contribuire alle comunità nell'ambito della salute pubblica, aiutando gli operatori sanitari con l'utilizzo di dispositivi medici di qualità e a dei costi che siano utili ad ottimizzare il rapporto tra la qualità e la spesa che poi grava sulle nazioni e sui vari governi. Perché un polo logistico così importante proprio in Italia? Il polo logistico nasce quest'anno e la decisione di costruirlo è maturata negli ultimi 4 anni per 2 principali motivazioni. La prima è perché l'Italia come Medline sta crescendo ormai in doppia cifra da più di 5 anni consecutivamente, quindi il volume di materiali e di prodotti che commercializziamo è diventato molto importante. Poi c'è stato lo spaccato del Covid che ci ha insegnato insomma l'importanza di avere un polo logistico nazionale, quindi poter bypassare tutto quello che è il problema frontiere e tutte le criticità. Mi viene in mente sono quando la Germania decise di chiudere la frontiera tedesca per l'esportazione del DPI nella comunità europea. Insomma, è una necessità che speriamo non accadrà mai più, ma insomma nell'ottica di una pandemia o di una crisi comunque importante, avere un polo logistico nazionale è fondamentale. Poi il livello di servizio insomma, percepito dal cliente, qualunque esso sia l'ospedale o il singolo privato, insomma ci insegna che ormai la facilità di ordinare e di farsi ricevere un prodotto insomma nel breve tempo è ormai diventata una necessità che fa la differenza nella qualità di un servizio offerto. E poi perché Medline Europa continua a crescere così come Medline Italia, e quindi il polo italiano sarà anche di supporto a delle realtà emergenti come quella dell'est Europa e dei mercati emergenti come quelli della Grecia e del Portogallo, dove stiamo investendo anche parecchio. Vi caratterizzate per innovazione ovviamente, ma anche per sostenibilità? Sì, diciamo che l'azienda dall'inizio ha importato delle idee di sostenibilità. Per esempio avevamo sul nostro prodotto che si chiama SPT, che sono dei pacchi procedurali customizzati per i chirurghi, abbiamo implementato una campagna di un albero per ogni SPT in Europa, dove abbiamo cominciato con delle associazioni a investire su delle zone da ripopolare in termini di alberi, e abbiamo anche adesso una persona dedicata in Europa a tutto il progresso ESG, sulla sostenibilità, sui diritti del lavoro, anche sulla globalizzazione, insomma, dove ormai noi ci forniamo da aziende sparse in tutto il mondo, tra cui anche l'Asia, quindi è importante avere un controllo soprattutto su quelle che sono le dinamiche di formazione e di diritti delle persone che per noi sviluppano prodotti e producono prodotti al di fuori dell'Italia. Quindi siamo un po' una delle aziende più addentrate in questo tema, tant'è che la persona responsabile di Medline è parte del gruppo MedTech Europa, che lavora proprio ai progetti di sostenibilità anche per la comunità europea. Dottor Maturilli, un'ultima domanda: perché l'azienda sta investendo così tanto in un momento storico come questo? Perché ci rendiamo conto che siamo davanti a un crocevia importante della investire oppure no. Il Covid ci ha insegnato che in un contesto medico-sanitario le aziende che non investono nel futuro vengono poi tagliate fuori dal contesto sociale. In una nazione specialmente come l'Italia, dove purtroppo vediamo una demografia che tende all'invecchiamento e quindi ad un aumento della domanda sanitaria inevitabile, in un contesto dove la sanità pubblica vive una difficoltà economica e politica, investire adesso significa trovare quelle risorse che possano
possano permetterci di continuare a crescere ed impattare positivamente nella comunità anche in dinamiche di difficoltà, così come abbiamo visto in questi anni e come ci prepariamo a viverne anche nei prossimi. Dottor Maturilli, io la ringrazio, le auguro una buona giornata. Grazie e buona giornata a tutti voi. Pillole di Medline, il colosso mondiale dei medical devices, prossimamente a Piacenza, si presenta alla città. Medline.eu